Cari amici di VBTV, ben ritrovati alla puntata numero 1 dei Riflessioni di Calcio. Ancora nella stessa ambientazione in cui abbiamo avuto la maggior parte delle puntate di lunedì della passata stagione, anche se ora con questa nuova videocamera frontale che ho già usato nelle riflessioni europee sembra anche più figa la cosa, ecco. Ieri comunque si è conclusa la prima giornata della Serie A 2016-2017, disputata appunto nel weekend del 20 e del 21 di agosto. Un primo turno davvero molto spettacolare, visto che ha fatto registrare comunque 32 reti. Un turno avviato dai due anticipi di sabato, che ha visto in campo appunto le due candidate protagoniste della prossima lotta scudetto, ovvero la Juventus pentacampione e la Roma. Ad aprire le danze, diciamo, sono stati i giallorossi che nell'anticipo delle 18 di sabato hanno piegato l'Udinese per 4 reti a 0. Partita che si è sbloccata solo nella ripresa con un calcio di rigore molto dubbio concesso alla Roma. Dopo che nel primo tempo ne è stato negato uno all'Udinese, trasformato da Perotti, che poi ha siglato la doppietta sempre sul calcio di rigore, completata poi dai gol dei due centravanti della Roma, ovvero Dzeko e Salas, e così parte col piede giusto. Nell'anticipo serale poi la Juventus ha risposto piegando la Fiorentina col punteggio di 2-1. Partita dominata nel primo tempo dai bianconeri, che però hanno trovato un solo gol con Khedira, tra l'altro su assist di Chiellini. Nella ripresa la Juve non ha forzato i ritmi, la Fiorentina, pur facendo poco, la prima volta che è arrivata in area ha segnato su angolo, ha segnato stacco di Kalinic, ma poi a togliere le castagne dal fuoco ci ha pensato il Pipita Higuaín, il grande pezzo da 90 milioni del mercato bianconero, che è entrato da 9 minuti dopo aver assistito al pari, ha smentito tutti coloro che lo prendevano in giro perché comunque era grasso o storie varie, rifilando il gol della vittoria dopo appena 9 minuti appunto dal suo ingresso in campo. E così la Juve ha potuto iniziare sicuramente meglio della passata stagione, con 3 punti che già hanno dato fiducia e che già ovviamente la candidano al ruolo da protagonista, anche perché gli addetti ai lavori dicono che la Juve vincerà a mani basse il campionato. Staremo a vedere. Nel frattempo sono arrivati i primi 3 punti, poi vedremo. Passando alle altre partite, poi ieri nell'anticipo delle 18, rocambolesca vittoria del Milan, passato quest'anno alla guida di Vincenzo Montella, che ha superato il Torino dell'ex Mihajlovic per 3-2. Una vittoria quasi segnata dall'uomo con la valigia, ovvero Carlos Bacca, che era stato dato come partente, e invece ieri colombiano con una tripletta, che quindi lo issa in vetta alla classifica marcatori, ha già fatto vedere che comunque ha un bomber di razza. Chissà che il Milan adesso magari non lo tolga dal mercato, non rinunci ai soldi della sua eventuale cessione, chi lo sa. Torino che comunque è rimasto in partita perché prima ha siglato il gol del pari con Belotti e poi il gol su 3-1 ha trovato anche il 3-2 con Benassi, bomber d'inizio stagione come fece la passata stagione. Ma al 96esimo addirittura l'occasione per un clamoroso 3-3, Madonnarumma, respinto il rigore di Belotti. Così il Milan si è intascato 3 punti e il Torino tanta delusione. Tutte le altre partite serali sorprende subito la sconfitta dell'Inter di Fran de Boer, battuto 2-0 a Verona da Chievo, doppietta di Birsa. Quindi sicuramente l'allenatore olandese, dopo i proclami, da dire ah, sarà a vedere se la Juve sarà più forte dell'anno scorso, comunque noi siamo lì, dovrà sicuramente rivedere qualcosa.
Certo, poi sabato a San Siro, domenica arriverà in Palermo e forse sarà un'occasione buona per riscattarsi immediatamente. Poi vabbè, domenica, ieri sera, appunto, c'è stata anche la rocambolesca vittoria della Lazio, 4-3 a Bergamo sull'Atalanta. Quindi un primo tempo chiuso con la Lazio in vantaggio 3-0. Le reti di Immobile, quindi che si è subito presentato bene, Hurt, con su grande papera di consigli, e il debuttante Lombardi. Davvero l'Atalanta che ha dimostrato di far fatica ad assorbire il 3-4-3 di Gasperini, nonostante l'arrivo di Konko, che non è, ovviamente ieri non è potuto ancora essere schierato, ma che comunque ha affrontato una ripresa in modo dignitoso, aiutata anche dalle papere di Marchetti, che ha consentito la doppietta del giovane Kessié, giocatore che lo scorso anno era in prestito, se non sbaglio, a Cesena. Una doppietta che addirittura gli ha acceso la speranza di un'incredibile rimonta, invece ha segnato ancora la Lazio con Cataldi, appena entrato in campo, tra l'altro, prima del gol di un altro neoentrato, Petagna, altro giocatore che era in prestito ad Ascoli e che ieri ha trovato il suo primo gol in Serie A. Dopo il precoce debutto milanista, giocatore che si era perso un po' nelle categorie inferiori e che ora si spera che si ritrovi, anche se ha detto che non possa restare a Bergamo. Bene, tra altre partite poi il successo in rimonta del Genoa di Juric, che ha superato il Cagliari 3-1. Isolani, neopromossi, passati in vantaggio con l'ex Borriello, quindi subito battesimo del gol. Poi però la rimonta, subito dopo il palo colpito da Giannetti, c'è stata la rimonta genuana che ha portato ai gol di Ncham, primo gol in Serie A per il camerunese, del solito Laxalt, che anche quest'anno si candida ad essere decisivo, e poi di Luca Rigoni, che quindi ha fatto esultare subito l'allenatore croato alla sua prima in Serie A. Sfortunato il Cagliari che comunque ha i mezzi per rifarsi, oltre che ad avere Isla e Paduina a centrocampo, ha i mezzi comunque per riscattarsi subito, perché la squadra comunque c'è. Poi il pareggio, non ne abbiamo parlato, del Napoli, che ha un po' steccato tra le grandi, ha fatto 2-2 a Pescara, tra l'altro il primo tempo la squadra di Oddo si è portata su 2-0 grazie alle reti di Ben Ali o Ben Ali. Primo gol libico, mi dicono, in Italia. E poi di Caprari, prima dell'ingresso in campo di Mertens a posto di un deludente Insigne, che in 3 minuti ha fatto una doppietta. Napoli, a cui poi è stato negato, prima concesso e poi tolto un rigore, c'era anche un po' una carica sul portiere, ma comunque il fallo sembrava netto. Vabbè, comunque è partito meglio dell'anno scorso quando perse la prima col Sassuolo, e quindi vabbè, siamo lì. Poi per quanto riguarda le altre partite, resta da segnalare il successo del Bologna, che finalmente riesce a vincere in casa. Ricordiamo come si dice? L'avversità dall'ala, sembra quasi che il Bologna sia stregato. Ieri ha vinto con un gol di Mattia Destro, dopo che anche a Bologna, come a Napoli, è stato negato un rigore, è stato concesso un rigore poi negato. Vittoria del Bologna sull'esordiente Crotone, che comunque avrà la possibilità di rifarsi a breve, anche se non pare essere ancora una squadra piuttosto incompleta, soprattutto in attacco. Non è che Crotone abbia grandi nomi, quindi si attende da Simi, questo nigeriano capocannoniere della Serie B portoghese, ma non si può certo pensare che i vari Palladino, Torromino, Stojan facciano miracoli, ecco. Vabbè, a parte questo, poi vediamo se ho lasciato fuori. Ah, il successo della Sampdoria ad Empoli, quindi Giampaolo, ritorno amaro da ex per l'Empoli, ha segnato Muriel, che era secco da diverso tempo. Empoli che parte ancora sconfitto da prima,
ma che gira e rigira, magari si salverà ancora anche quest'anno, anche perché ovviamente è difficile fare i conti dopo i primi 90 minuti di gioco. Comunque la Sampdoria parte bene e vediamo se Giampaolo sarà riuscito già a dare un'impronta di gioco più cerchiati dopo la sofferta passata stagione. A questo punto direi che da chiudere c'è poi il successo del Sassuolo, che in attesa di sapere, di certificare comunque la sua partecipazione ai gironi di Europa League, ieri ha debuttato vincendo a Palermo grazie a un rigore di Berardi, che così fa partire col piede giusto il rosanero, il verde nero, esattamente come la scorsa stagione. Mentre il rosanero, dopo aver perso la coppia d'attacco Gilardino, che ieri ha debuttato ad Empoli, e Vasquez, ora avrà molti problemi per costruire una squadra competitiva, soprattutto in attacco. Vediamo, ci sono tanti giovani sconosciuti, magari non troppo avvezzi al nostro calcio, vediamo cosa farà il vulcanico Zamparini, soprattutto come andrà Ballardini, che ormai. Se ci sarà il valzer di allenatore della passata stagione, sarà un po' dura quest'anno per il Palermo. Speriamo di no. Vabbè, forse mi sono dilungato un po' troppo in questa prima puntata. Comunque abbiamo rotto il ghiaccio dopo un'estate in cui si è riposato poco, perché comunque sono passati neanche 100 giorni dall'ultimo di campionato. Quindi, diciamo che abbiamo ripreso presto quest'anno. La prima giornata quindi è andata in archivio. Settimana ci saranno appunto i playoff di ritorno di Champions League, dove domani sera, credo anche, la Roma col Porto sarà chiamata comunque a strappare il biglietto per la qualificazione ai gironi, dove già ci sono Juve e Napoli. Così come il Sassuolo giovedì sera a Belgrado dovrà difendere il preziosissimo 3-0 dell'andata e raggiungere quindi Inter e Fiorentina nei gironi. Poi giovedì, ho letto, alle 18 il sorteggio dei gironi di Champions e venerdì nel primo pomeriggio quelli di Europa League, in cui speriamo di trovare tutte le nostre sei rappresentanti, due già certi in Champions e due già certi in Europa League. Quindi speriamo davvero di avere sei rappresentanti che possono sperare di alzare un po' il ranking europeo, anche perché ormai conterà decisamente poco, visto che già sapremo di avere quattro squadre nella nuova riformula della Champions League che sarà dal 2018, quindi ancora due stagioni così, poi dal 2018 si cambia. Bene, secondo turno che andrà di scena nel prossimo weekend, prima della prima sosta per i primi impegni della nazionale di Ventura, e che vedrà già due grandi partite sabato, perché ci sarà Lazio-Juventus nel pomeriggio e Napoli-Milan in serata. Domenica poi ci sarà Inter-Palermo alle 6, in serata l'Atalanta che sarà impegnata a Genova, in casa della Sampdoria, dagli ex Cigarini e Barreto, sperando che la difesa a 3 di Gasperini, per cui sarà un piccolo derby, essendo comunque ex genuano, cominci un po' ad essere assorbita. Magari oggi dovrebbe esserci tratto l'ufficializzazione di Federico Ricci dal Crotone, anche se qualcosa serve in difesa. Vediamo. Nel frattempo noi chiudiamo qui, siamo già sul quarto d'ora di bla bla bla. Per le riflessioni di calcio, la seconda puntata, vi diamo appuntamento a lunedì prossimo. Probabilmente stesso scenario, ma magari cambio stanza e vedremo. Ciao a tutti e buona Serie A!